Ecco, oggi 24 agosto la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Bartolomeo. Dal punto di vista storico, questo giorno è legato a un evento tragico che non ha nulla a che vedere con l'Apostolo, questo è evidente, ed è la famosa notte di San Bartolomeo, la notte dei lunghi coltelli, quella della strage, appunto. È un evento che viene sempre ricordato, mentre a differenza magari di tanti altri che invece non vengono ricordati o vengono in qualche modo edulcorati, questo invece viene sempre ricordato anche appesantito perché in effetti in questo evento, che è appunto accaduto peraltro tra il 23 e il 24 agosto, d'agosto del 1572, vi fu un massacro. Ingiustificabile, imperdonabile, qui nessuno è negazionista nella maniera più assoluta, non lo siamo minimamente, cerchiamo solo di essere seri e veritieri per quanto ci è possibile. Ci fu un massacro di protestanti in Francia, attuato, diciamo così, per ordine della regina madre Caterina de' Medici e di suo figlio, il re, in quel momento Carlo IX, che ufficialmente sono cattolici. Questa notte viene sempre, questa strage viene sempre presentata nei libri di storia, nei giornali, dai media, nelle trasmissioni, dai docenti a scuola, all'università, perché? Perché fa molto comodo, perché effettivamente sono stati ammazzati i protestanti, chiaramente loro non dicono mai, o quasi mai, o edulcorano molto quello che facevano i protestanti cattolici, ma questo è come un piatto d'oro servito praticamente a tavola per poter attaccare appunto la Chiesa, i cattolici, si dice addirittura che dietro vi fossero i papi, dietro questa strage, figuriamoci. E quindi naturalmente è una di quelle classiche cose, tipo appunto l'Inquisizione, le crociate, quelle sono più grandi. Questo è un evento specifico, però viene sempre molto utilizzato praticamente per far passare i cattolici per mostri e i poveri protestanti per santerellini che fanno una brutta fine. Allora, noi cerchiamo di essere onesti, dobbiamo dire le verità, le cose come stanno, e allora per capire bene però anche non solo i fatti in se stessi, ma perciò meglio per capire i fatti in se stessi, non basta dirli, bisogna anche capire il contesto in cui avvengono, perché qualsiasi fatto storico, qualsiasi evento, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, compreso oggi, si può capire esclusivamente se si entra con la testa nella mentalità del tempo e comunque nel contesto storico, politico, sociale, economico, religioso di quel momento. Se un giorno giudicheranno noi presenti con la mentalità del 2800, ammesso che nel 2800 ci sia ancora la vita su questo pianeta, sarebbero degli idioti perché non possono giudicare noi con la mentalità del 2800. Siamo tutti d'accordo su questo, vero? Perfetto, però siamo tutti idioti perché tutti giudichiamo il passato, noi giudichiamo il passato con la nostra mentalità. È vero o non è vero? Allora, liberiamoci di questa idiozia indotta fin dai banchi di scuola e cerchiamo di essere liberi e giudicare bene i fatti, dicendo la verità per quello che possiamo. Si tratta di una strage, però vediamo il contesto generale e diamo le giuste responsabilità a ciascuno, a chi le ha e togliamole a chi non le ha e che invece gli sono sempre state date. Per capire il contesto, il discorso generale, siamo nel 1500, vale a dire nel secolo, 1500 è un secolo in cui sono avvenute tantissime cose fondamentali, basti pensare alla scoperta del Nuovo Mondo, tanto per dirne una, ma anche altre, ma una delle cose forse le più importanti di tutte, la più decisiva di tutte, è senz'altro, almeno in quel momento storico, è senz'altro la grande spaccatura tra cattolici e protestanti, lo scisma e poi l'eresia protestante, Martin Lutero, che porta alle guerre in Germania, alla famosa guerra tra Carlo V, imperatore cattolico, e la Liga di Smalcalda protestante, che dura 25 anni e finisce solamente nel 1555 con la pace di Augusta, poi riprenderà dopo, ma intanto sono stati i primi 25 anni, porta alle stragi compiute da padre e figlia, Enrico VIII ed Elisabetta Tudor, in Inghilterra, e che hanno sterminato soprattutto la figlia. Un numero enorme di cattolici, in maniera anche tremenda, e perfino anche di protestanti, tra l'altro, e hanno portato nelle Fiandre, nei Paesi Bassi, diciamo così, nel mondo delle Fiandre che appartenevano alla Spagna, alla rivolta contro la Spagna, che era una rivolta certamente politico-economica, ma era anche religiosa, tant'è vero che
Mentre il Belgio cattolico ha avuto qualche beneficio economico, rientra e si schiera con la Spagna, l'Olanda invece è protestante, anche avendo avuto benefici economici, continua la guerra fino all'indipendenza e ne fa anche una guerra religiosa. Vedete come, eh? Non è che l'economia muove tutto. Ebbene, l'ultima ad arrivare in questo contesto di guerra civile europea generale è proprio la Francia. La Francia è una monarchia forte, lo Stato nazionale, per eccellenza. La Francia ha sul trono i Valois-Angoulême. Personalmente li ritengo i peggiori re che abbia avuto la Francia, la peggiore dinastia che abbia avuto la Francia. Il primo, Francesco I, è quello lì che praticamente combatte tutta la vita contro Carlo V e per tutta la vita appoggia gli ottomani e Solimano affinché invadano l'impero e l'Europa e appoggia i protestanti in Germania. Suo figlio Enrico II continuerà a fare esattamente la stessa politica del padre, tale e quale, ma non dobbiamo parlare di questo, se no mi allungo troppo. Chi vuole può leggere il mio libro La conquista della Mela d'Oro, lì c'è tutto da questo punto di vista, e magari ne parleremo in qualche pillola futura. Ed Enrico II sposa appunto Caterina de' Medici. Chi è Caterina de' Medici? Caterina de' Medici è una Medici, è ovvio, solo che è una Medici ormai, cioè mentre i Medici si stanno, il ramo principale, cioè quello che discende dal Magnifico, si sta estinguendo ed è il ramo chiaramente legato a Firenze, all'Umanesimo, al Rinascimento, ormai a Machiavelli, perché ormai siamo a metà 500, quindi Machiavelli è conosciuto bene e Caterina stessa ha avuto come precettore un allievo di Machiavelli e quindi lei è l'incarnazione del machiavellismo cinquecentesco, proprio come persona, come mentalità. I Medici di Firenze invece appartengono al ramo cadetto, diciamo, dei Medici. E praticamente si stanno sempre più andando verso la controriforma, verso a divenire una dinastia fortemente cattolica e tradizionale a Firenze. Invece Caterina appartiene al ramo principale, se n'è andata in Francia da ragazza e quindi è rimasta con quella mentalità. E quindi è praticamente l'ultima epigona dei Medici principali, così si può dire, prettamente rinascimentali, nel caso suo totalmente machiavellici. Questa regina perde il marito nel 1559, subito, tra l'altro subito dopo la sconfitta di terribile sconfitta di San Quintino del 10 agosto, appunto contro Filippo II, in un torneo, uno degli ultimi tornei, sai, tornei cavallereschi, quelli belli, uno degli ultimi tornei della storia, suppongo, perché una lancia vacante finisce nell'occhio di Enrico II e il re muore, incredibile, un re morto in un torneo, incredibile, ma vero. La Caterina ha quattro figli maschi e una femmina, e tutti piccoli, assume la reggenza. Prima di Francesco II, il quale praticamente è il marito di Mary Stuart, della famosa Maria Stuart, Mary Stuart che poi finirà martire in Inghilterra, uccisa da Elisabetta, appunto, vedete come tutto torna. Poi Francesco muore, e, anzi prima muore, poi dopo Mary Stuart avrà il suo destino. E ora è il re Carlo IX. Un ragazzo giovane, debole, che pur essendo ufficialmente re perché ormai ha raggiunto la maggiore età, però è chiaramente sotto l'influsso di questa donna, di questa matrona, se così si può dire, nel senso quasi antico del concetto, per di più machiavellica e con un carattere fortissimo. Detto questo è il quadro storico, veniamo al dunque. Dagli anni 60 in Francia si è diffuso il protestantesimo, però attenzione, non è il protestantesimo, diciamo così, tedesco in qualche maniera, luterano, è il protestantesimo svizzero calvinista. È Jean Calvin, Calvino si diffonde a Ginevra. Ginevra, come sapete, è incuneata nella Francia, anche se tecnicamente fa parte della Svizzera, e quindi da lì è facilissimo che i calvinisti svizzeri entrano praticamente in Francia, assumeranno il nome di Ugonotti, così si chiamano. Lasciamo perdere l'etimologia, non ci interessa adesso. E diventano sempre più diffusi, soprattutto nell'elite, come sempre accade, non nel popolo che rimane sano, ma nell'elite degli intellettuali, dei nobili, dei ricastri, come sempre accade, tale e quale ancora oggi, identico e preciso, fino ad arrivare addirittura a lambire, anzi non a lambire, a prendere, diciamo così, la famiglia reale. La famiglia reale in questo momento è composta di tre rami, tutti e tre capitingi, tutti e tre discendenti di San Luigi IX, tutti e tre discendenti di Carlo Magno. Il ramo centrale dei Valois-Angoulême, abbiamo detto appunto Francesco I, Enrico II che muore nel 59, poi Caterina, coi quattro figli, in questo momento Carlo IX è il re. E poi abbiamo due famiglie, i cugini, siamo di cugini di destra e cugini di sinistra, se così per aiutarci usiamo questi termini,
diciamo così, posteriori, diciamo, ecco, possiamo trasferirli concettualmente al 500. I cugini di destra sono i Guise, che sono ultracattolici e sono alleati, sono appoggiati ovviamente da Filippo II di Spagna, naturalmente l'eroe, il paladino della Controriforma cattolica, e il ramo di sinistra sono invece i Bourbon, proprio loro, i Borbone, i futuri re, che in questo momento sono ugonotti e sono appoggiati, neanche a dirlo, ovviamente, da Elisabetta d'Inghilterra. Ovviamente i Guisa e Filippo II appoggiano, diciamo così, la Spagna nella guerra in Olanda, contro l'Olanda, e ovviamente i Borbone e Elisabetta appoggiano l'Olanda nella guerra contro la Spagna. Come vedete, è un contesto internazionale dove ovviamente anche i papi non possono rimanere estranei. Già San Pio V, che è papa dal 66 al 71, sapete bene, il papa, diciamo, del Concilio di Trento, della Messa, di tutto quello che ha fatto, diciamo, del Catechismo, diciamo così, ma soprattutto il papa di Lepanto, che ha salvato la cristianità, si è occupato anche del mondo protestante, sempre, ogni giorno della sua vita, fino a immaginare, ma solamente a immaginare, la necessità di arrivare, di convincere Filippo II a fare uno sbarco in Irlanda. Pensate un po', queste cose forse non si sanno, per liberare gli irlandesi dall'Inghilterra. Magari l'avessero fatto per i poveri irlandesi. Quante tragedie si sarebbero risparmiati. E magari da lì un giorno, presa d'Irlanda, si poteva pure pensare, a quello che poi Filippo farà nel 1588 con l'invincibile armata, fallendo totalmente. E così lo stesso il Papa successivo, che è Gregorio XIII, ugualmente, Papa Boncompagni, avrà lo stesso progetto, di invadere prima l'Irlanda con Filippo, appoggiando Filippo, e da lì invadere l'Inghilterra. Ma per fare questo c'era bisogno di una Francia cattolica. In questo contesto i papi premevano su Caterina e su Carlo IX perché rimanessero cattolici. Perché? Perché Caterina era cattolica di nascita. Ma voglio dire, è chiaro che non gliene importava assolutamente nulla. Lei aveva un unico interesse, quello di mantenere il trono. Per cui si imbarcamenava tra i Guise e i Bourbon, tra i Guisa e i Borbone, pur di mantenere il trono. Era cattolica, cioè, se proprio doveva scegliere, sceglieva i Guisa perché era cattolica, che c'era nata. Ma se per salvare il trono avesse dovuto diventare ugonotta, sarebbe diventato ugonotta senza il minimo dubbio. Questo è il contesto in cui avviene praticamente la tragedia. Arriviamo al 1572, e siamo nella primavera estate, siccome si sta preparando il matrimonio di Enrico di Borbone. Chi è Enrico di Borbone? È il figlio di Antonio. Antonio di Borbone è quello che era diventato, come dire, il capo della famiglia Borbone, cugino del re, che era diventato ugonotto, e quindi Enrico, suo figlio, era anche egli ugonotto, quindi era il capo degli ugonotti in Francia, praticamente, e di sangue reale, era un Borbone, cioè discendente dell'ultimo figlio di San Luigi IX, il duca di Borbone, il primo duca di Borbone. E dall'altro lato, appunto, scusate, c'era questo matrimonio tra, appunto, ecco, sto dicendo, tra Enrico di Borbone e Margherita di Valois-Angoulême, l'unica femmina figlia di Enrico e Caterina, la sorella del re praticamente. Quindi era già un matrimonio pericoloso perché la sorella del re si imparentava col ramo ugonotto dei Borbone. In questo contesto erano arrivati un sacco di ugonotti a Parigi per questo grande matrimonio che si sarebbe tenuto il 18 agosto. Ma al di là di questo, qual era il vero problema? Il vero problema è che vi era un ammiraglio, la figura forte del Regno di Francia, il Coligny, che praticamente era diventato ugonotto e che aveva un fortissimo ascendente sul debole Carlo IX. Carlo IX, mentre la madre era pronta, cioè Caterina, era pronta a farsi ugonotta se fosse stato necessario per salvare il trono, ma non era protestante, che comunque era una medica nata a Firenze, cioè non probabilmente Caterina non credeva in Dio, per cui a questo punto tra ugonotta e cattolici preferisco cattolica, se non altro ci sono nana, insomma, poi, se non credo ai cattolici, figurarsi se posso credere agli ugonotti, insomma, per dire. Carlo invece è più debole, fa sempre di questi figli oppressi dalle madri che hanno un rapporto di odio e amore con le madri e quindi vedono in Coligny come dire, la salvezza della madre, e Coligny però lo portava verso gli ugonotti, per cui era una situazione pericolosa.
E in questo contesto, praticamente, Caterina immagina dalla sua mente machiavellica, immagina che l'unica soluzione per frenare questa avanzata preponderante degli Ugonotti in Francia è uccidere Coligny, fare fuori Coligny. Così prepara un attentato al Coligny, il quale attentato però fallisce. A questo punto si sparge la voce tra tutti gli Ugonotti che stavano arrivando per il matrimonio in generale per una prova di forza. Si sparge la voce che effettivamente era successo un attentato al Coligny che si è salvato per miracolo, a che gli Ugonotti si armano per marciare su Parigi. A quel punto, siccome Caterina capisce e intuisce che si sta andando verso uno scontro di guerra civile, si appoggia a Guisa, naturalmente, e convince Carlo IX a farsi dare il permesso per fare una strage. Strage che avviene appunto tra la notte del 23 e 24 agosto 1572. È la strage degli Ugonotti, la notte dei lunghi coltelli. Questo è il contesto. La guerra civile continuerà, diventerà, da questo momento diventerà vera e propria guerra civile, gli Ugonotti entreranno in guerra, i Guisa appoggeranno il trono sarà più vicino ai Guisa, col passare del tempo poi Carlo IX muore, poi diventa re Enrico III, un altro fratello più piccolo, Enrico III si diffida anche dei Guisa perché praticamente sa che anche i Guisa mirano al trono, non solo Enrico di Borbone mira al trono, pure i Guisa mirano al trono, e si arriva alla guerra dei tre Enrichi negli anni Ottanta. Enrico III al trono, di Valois-Angoulême, Enrico di Guisa ed Enrico di Borbone. Sono tre cugini praticamente che si fanno la guerra e a un certo punto Enrico III fa assassinare Enrico di Guisa, per cui in qualche modo rompe l'apporto che gli veniva dalla Spagna, perché Filippo II appoggiava Enrico di Guisa, si ritrova solo con Enrico di Borbone, Enrico di Borbone vince la guerra civile e arriva a Parigi. Arriva a Parigi nel 1593, ormai 20 anni dopo, per prendere il trono, perché è rimasto solo lui, perché poi, scusate, anche l'ultimo figlio di Caterina muore e quindi Enrico di Borbone rimane l'erede al trono, per estensione di tutti gli altri pretendenti. La Francia è stata sul punto di diventare protestante e vi lascio riflettere sul fatto che se la Francia fosse diventata protestante, cosa sarebbe stato della Controriforma, della Resistenza cattolica al protestantesimo? La Francia non è l'Olanda, una parte dell'Ungheria. La Francia è la Francia. Se diventava protestante, cambiava completamente la storia. Una tragedia per la Chiesa e per il mondo cattolico, immensa. Ebbene, cosa accadde? Accadde che, arrivato a Parigi per prendere il trono, Parigi chiude le mura e inizia una resistenza spaventosa contro Enrico di Borbone. A un certo punto Enrico Borbone non ce la fa più e dice: ma sentite parigini, io sono il vostro legittimo re, non c'è più nessuno, i Guisa sono estinti, la famiglia reale è estinta, io sono discendente di San Luigi, mi dovete accettare come re, che facciamo? E i parigini gli dicono: caro Enrico di Borbone, tu vuoi fare il re? Te devi fare cattolico, se non ti fai cattolico, niente re. La vecchia battuta, ricordate, non Martini, non parti, no cattolico, no trono, se così si potrebbe dire. E praticamente cosa accade? Accade che Enrico di Borbone l'ha pronunciata, non l'ha pronunciata, sono le diozie degli storici che devono giustificare la loro esistenza. Non ha importanza, l'avrà detta sicuramente, insomma, probabilmente, sicuramente l'avrà detta. La famosa frase: Parigi va bene una messa, credo che questa frase tutti quanti l'abbiano sentita, Parigi va bene una messa e si fa cattolico, non perché era cattolico, perché siamo ancora in una visione machiavellica di realpolitik, diciamo così, ormai il Medioevo è bello che è finito, e la Controriforma, che sarà un ritorno in parte al Medioevo, ancora non era nel cuore di quest'uomo, e quindi e non lo sarà mai nemmeno dei suoi discendenti, a dire il vero, se vogliamo essere precisi, comunque lasciamo perdere, e praticamente Enrico di Borbone appunto diventa così re di Francia. È l'ultima volta che Parigi agisce a servizio del bene. Chiudo tornando alla strage di San Bartolomeo dicendo questo. La strage è venuta. La colpa ce l'ha Caterina de' Medici e suo figlio Carlo IX che ha dato il permesso. Peraltro, diciamo, onestamente, Caterina non ha premeditato la strage fin dall'inizio. Caterina voleva solamente uccidere il Coligny, perché sapeva che il Coligny aveva una cattiva influenza sul figlio. Ma non voleva fare la strage è venuta quando, dopo, a seguito del fallimento dell'attentato e il fatto che gli Ugonotti stavano attaccando Parigi, Caterina muove il primo passo e fa una strage.
vedere che già così non si giustifica nulla, ma già non è la stessa cosa. Ma non c'è, certamente Caterina porta tutta la responsabilità morale, come anche Carlo no, no, è un debole, tutta la responsabilità morale della strage. Ma in tutto questo, concludo dicendo la cosa più ovvia del mondo, che l'ho lasciata per ultima. In tutto questo, al contrario di quello che ci hanno sempre insegnato a scuola, all'università, alla televisione, nelle trasmissioni, alla radio, ai media, ai casi editrici, dove volete voi, che c'entrano i papi? I papi non c'entrano assolutamente niente. Un conto sono i papi che difendono il ramo cattolico del trono, per far mantenere la Francia, far restare la Francia cattolica anche in previsione di un recupero dell'Inghilterra, e facevano bene dal punto di vista loro. Un conto è dare ordine di una strage, visto? Gregorio XIII non l'ha mai fatto. E se anche Gregorio XIII dopo fece celebrare, fece fare una medaglia, fece celebrare delle messe, attenzione, e mica sapeva esattamente come erano andate le cose Gregorio XIII, qui mica c'era internet, la televisione, Bruno Vespa, Formigli e tutto il resto. Cioè non è che tutte le sere stava davanti col telecomando, davanti alla televisione a sentire i fatti come facciamo noi minuto per minuto con Sky e tutto il resto. Arrivavano delle notizie vaghissime dalla Francia in cui si diceva c'è stato un attacco ugonotto contro Parigi, ma la regina è riuscita a fermarlo muovendosi per prima e uccidendo gli assalitori. Per il Papa, quelli erano assalitori protestanti che volevano prendere il potere per far diventare protestante la Francia. Vedete che le cose sono un po' diverse da come vengono raccontate, come sempre. Quindi i papi non c'entrano niente in tutto questo, la responsabilità è di Caterina, è una responsabilità nemmeno al 100%, diciamo così, ma certamente è una responsabilità morale di una donna che in fondo non credeva in niente, se non in se stessa. Come sempre accade in chi non crede in nulla, anche quando fa qualcosa di sbagliato, se fa qualcosa di sbagliato è sempre più sbagliato ancora, se fa qualcosa di buono è sempre sporco, perché ciò che rende, diciamo così, meritevoli gli uomini, puliti, validi, è proprio la forza delle idee. Quando si è convinti di avere delle idee. Spero che questa spiegazione possa essere utile a chiarirsi appunto le idee, diciamo così, anche su questo evento. Grazie.